purtroppo è tutto chiuso. Questo è il complesso archeologico di Santa Sabina. Siamo nel comune di territorio di Silanus. E sarebbe stato bellino vedere anche questo, perché questo ha, in pratica, in questo complesso c'è sia un nuraghe che una chiesa, tombe di giganti e pozzo sacro. Quindi era bellino da vedere. Non posso neanche dronare perché sta piovendo. Quindi proseguiamo la nostra discesa direzione Ottana. Won't you guide me? 'Cause I am feeling blue. So send me on a rocket ship. This is not my first time here. The space between another and a friend of mine I have not been heard from. The space between another and a friend of mine I have not. Ottana. Eh? A Ottana. A fare cosa? Cortesa aperta. Cosa ci sarebbe da vedere qua? Un po' di tutto, laboratori artigianali, degustazioni tipiche di questo paese. Poi abbiamo la sfilata dei boes e merdulas, che sono le tipiche maschere ottanesi. Là. Si sentono i campanacci. Tutto molto tipicamente sardo. Vediamo cosa riusciamo a vedere allora. Show me around and treat me like I am young again. And tell me one thing, do I got it right or do I got it wrong? Forgive me for being exactly who I am. Forgive me. Queste sono vasi metallo, qui dentro c'è il broccato. Questi li fai direttamente tu? Sì. It's my fault I've taken this much too far. Isn't it funny that life dictates who we are? We share hopefulness in the beginning. Vabbè. Ciao, buonasera. Ciao. Ora. Era? Ragazza da sbuccia, è dolce.
So open your heart, you never gave it a chance. And clear your mind, you Isn't it funny that lo lancia, eh? Buonasera. No, negli occhi ogni tanto, ma quando c'è vento, quando uso la molettina non è vero. Faccio un po' di acqua e va via. A strong will is needed to survive. Va a mancare la Seara. Un bicchiere di vino, ve lo verso. Io ti la compro la giù. Mettili in Dagger, francese. Ecco quello lì. Lumache al sugo, amore. Lumache al sugo. Lumache. Eh? Questi sono lumaconi. Questa è la cosiddetta mungitura, o meglio, estrazione della bava. Noi le sollecitiamo in questo modo, loro come spaventate, per difendersi, entrano dentro al guscio e fanno uscire la bava. Questa cosa è già stata munta, avete già fatto sì, e loro come spaventate per difendersi fanno uscire la bava, anche questa è stata munta. Va tutto a un contenitore, poi nel contenitore. Solo il amiconi, allora arrivati allo spot sul lago di Gusa, siamo poco fuori Gavoi, adesso ci mangiamo qualcosa, è stato abbastanza interessante ma anche faticoso tutto il giro di oggi, Villa Persi, abbiamo fatto anche un paio d'ore a Ottana
alla corta già aperta, sabato uno in barbagia, quale delle due è, non me lo ricordo. Quale delle due? Tutto è lo stesso. Ah, è lo stesso, è lo stesso. Quindi, dalle sponde del lago di Cusana, vi diamo la buonanotte e domani andremo a Olzai a vedere su mulino Ezu. Che, se non sbaglio, è l'unico mulino ad acqua ancora funzionante in tutta Italia. Domani vi diremo qualcosa di più. Siamo sicuri su questo? Sì, se non sbaglio sì, ma approfondiremo meglio domani. Quindi, vi daremo la conferma. Va benissimo, quindi buonanotte dalle sponde del lago di Cusana. E due sardine nel mondo. E due sardine nel mondo. E da Sky. E da Ski. Ski Ski! Ciao! Ciao, 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 ciao. Buongiorno dal lago di Cusana. Stavolta ha piovuto un pochettino, ma ho fatto una buttata d'acqua stanotte. Ma oggi è una bellissima giornata. Oggi andiamo a visitare questo mulino d'acqua a Olzai, poi direzione Nuoro per andare in un altro piccolissimo borgo e poi faremo vedere cos'è e dopo. Intanto facciamo fare una passeggiata a Sky. Walking back to New Orleans, back when you dated that drama queen, to remember the last time that I saw your face. We exchanged some words and hit the road, neither us a single place to go. A friendship in the tank for 2 weeks. And we grew up on the wrong side of the river, and our childhood has gone on for way too long, and in time I know we'll find it. We've been stuck across the river for way too long. Cost as much as a diamond ring, like the one I used to marry your ex-wife. We grew up on the wrong side of the river, and our childhood.
I'm not the one afraid to be alone. We grew up on the wrong side of the river. Yeah, been living in this life for way too long. And in time, I know we'll find it. We've been stuck across the river for way too long. For way too long. Bonjour, nuovamente ci spostiamo, ci portiamo a Olzai per vedere su Mulino Ezu. C'è, è qui a fianco. Era in fase di sistemazione. Va bene, andiamo. Pratt and Ridge. He didn't get out too often, 'cause he wanted to sit and watch his TV instead of living a life that's disappointing. And nobody remembers his name. Martin lives alone in the city. Spazio dietro, non ne ho più. Forse ce la faccio salire da qua, salendo da qua. Qui c'è la mutazione, adesso. Ma cazzo giro io da qua, scusa. Ma ti dalle indicazioni? No, guarda come giro, guarda come faccio a fare, non riesco a fare inversione qua. Guarda se c'è spazio giù, ma se no devo fare retromarcia salendo e non ci posso arrivare. Vabbè, non è semissimissima. Io penso che già ci riuscirò. Love! Ora ho detto, è arrivato a Fonni senza dire niente. È arrivato a Fonni. Come siamo? No, posso uscire da qua, posso uscire. Puoi uscire? Perché sono un signore anche. Però come arrivo qui tu scendi, perché c'è un pezzo che devo fare una curva. Ok. E poi come ci rivieni qua? Ah, no, non ci veniamo. Se ce la facciamo a piedi? Quanto è? Un chilometro. E dove mi parcheggio qua? Qua? No, dico lì non c'è poi il parcheggio. No. Cioè lì parcheggia un camion, mi ha detto il signore. Vuoi farti questo chilometro?
diciamoci, lo devo proteggere. Comunque questo pezzo più con trazione. Trazione. Come si? Insomma, non mi piacciono come sensazioni, vabbè. Sei al limite dei rischi. Che poi secondo me se la prendevi magari un po' più larga, no, ci facevi. Troppo pesante, ma questo pezzo a me non mi piace, quindi. E da qua neanche a tornare ce la fai? Non ce ne ho. Dove niente, indicare? Devo sperare di riuscire a girarci qua, dai. Ma io cosa devo indicarti? Devi guardare, scendi, devi guardarmi e basta, poi non ci segui, così non stai sopra. Ah, ok, dunque vado dritta a sinistra e poi torno indietro. Ok, ok. Grazie mille. Grazie. Grazie. Ma che sei andato il balcone? Oh, questo qui qua. Mi fa perdere 10 anni il mio autostima. È che questi qui in granito scivola, capito? Non c'è manco attrito. No, no, devo fare piano piano. E io devo uscire lì in piazza. Sì. C'è un balcone sulla mia destra, quello guardami. Ci passo alto? Da qua? Dove passi? Dove parcheggio? Per cosa? Allora, quella prima curva ho detto che il camper cede e fa dritto. Sì, qui ho detto eri così, ho detto che a capo da quel peso c'ho. Ma sarà peggio la prima discesa dove c'è il signore? Peggio di questo. Del signore? Del signore era brutta, eh? Cos'è là? Stiamo percorrendo la strada che ci porta sul mulino Vezzu a Olsai. Allora, in teoria questa strada si poteva percorrere con il camper, ma siccome abbiamo avuto qualche difficoltà su una curva per poter accedere a questa strada, e quindi abbiamo preferito fare una strada alternativa per poter parcheggiare il camper. Anche quella sicuramente non è stata facile da percorrere, però ce l'abbiamo fatta. E adesso ci mancano pochi metri per arrivare ad un mulino tuttora funzionante ad acqua, dove si macinava il grano e l'orzo, si macinavano il grano e l'orzo, tuttora funzionante ma non in funzione. E quindi adesso vi dimostreremo quanto è bello. Anche se forse prendendo la luce qua. Siamo abbastanza ripida la salita. Siamo quasi arrivati.
abbiamo incontrato una ragazza che lavorava al museo e logicamente ci ha confermato che il mulino è chiuso, aperto solo su prenotazione, oppure a fine ottobre per le cortes apertas. Quindi mulino Vezzu, mulino Vezzu di Olzai, eccolo qua davanti a noi. Alla fine l'abbiamo fatta tutta in salita, 1,2 km, ma ci fa bene. Eccolo qua, mulino Vezzu di Olzai. C'è proprio un rigoletto del rio. Come centro tavola una vecchia mola. Enorme ruota. Da lì su la caduta dell'acqua. Parte tutto da qua, c'è la prima chiusa, passa qui sotto, confluisce questa prima vaschetta di raccolta, magari utilizzata anche per abbeverare animali. Andiamo Sky! Dopodiché in tutto il canale, in pietra, l'acqua veniva portata sulla ruota del mulino. C'è la mosca. Come sempre. Sotto la ruota del mulino Vezzu. Vezzu. Becciu. In qualsiasi lingua, mulino vecchio. Ah, è... come casetta.
È chiusa intanto. Ah, passaci, vai. Cosa c'è lì, Sky? Questo deve essere l'acquedotto. Poco fa Roberta diceva com'è andata col camper, in cosa è salita qua. Ha minimizzato, perché è stata molto più tosta di quella che è stata raccontata. E comunque sia, io ormai guardo il senno di poi, è stato meglio che mi ha bloccato lì all'inizio e non qui su, perché è abbastanza ripida, non ho uno spazio grande qui in fondo dove c'è il mulino per poter fare un'inversione. Sarebbe stata una discesa molto impegnativa per farlo, e quindi tutto sommato è stato meglio così. Prima curva a gomito ho slittato, non sei riuscito a fare la manovra, ho fatto mangiare un pezzo di copertone per poter rimettermi in sede. Sono sceso in quest'altra viuzza con pendenze al limite del ribaltamento e alla fine abbiamo parcheggiato in piazza di chiesa. Comunque è andata bene così, deve andare così, quando deve andare così non c'è altra spiegazione. Concordo, anche oggi vivi per miracolo. Rientrati nel camper, riusciamo a mangiare qualcosa anche, siamo morti. Andiamo Sky! Il nostro viaggio di oggi finisce qui, quindi arrivederci, anzi, asibiri!